questa direzione, che ci toccherà molto, perché oggi, grazie a una bravissima cantante che tra poco vi presenterò, sentiremo delle bellissime canzoni, le canzoni di Mia Martini, ma non solo, perché la cantante è di grande valore, ha una bellissima voce, e quindi ci terrà compagnia con questa seconda parte dell'evento sulla melodia tra emozioni e nostalgia. La nostalgia è un qualcosa di bello, perché la nostalgia è un ricordarsi un qualcosa di piacevole che ci è capitato, che vorremmo eventualmente rivivere, e molte volte lo associamo a un quadro, a un film, e frequentissimamente a una canzone. Oggi è una giornata particolarmente felice per Vercelli, lo annuncio, perché la Pro Vercelli ha vinto in trasferta un Alfeo a Monza, e quindi iniziamo sotto il migliore spicci, e quindi è con grande soddisfazione, e qui ringrazio l'architetto Yolanda Greco, che insieme all'associazione Vercelli in Calabria, non so se dico bene, ma probabilmente mi sbaglio, ma poi ci conosceremo bene, con il suo presidente, il signor Roberto Giardino, che è qui con noi, ma ne parleremo la sera dopo. Ecco, l'architetto Yolanda Greco mi ha fatto conoscere questa cantante, mi ha dato un CD molto bello, l'ho ascoltato più volte, poi l'abbiamo voluto avere qui con noi, quindi con grande gioia, con grande soddisfazione, che chiamo Verdiana. Benvenuto a Vercelli, vediamo questo grande benvenuto, il tempo non ci ha aiutato, ma siamo qui in questo bellissimo teatro e la vogliamo ascoltare. Io l'ho già sentita in tante occasioni, l'ho vista su YouTube, e soprattutto i gruppi che sostengono la cultura di Vercelli, il mio personale, Amare Vercelli, Chesterton e tutti gli altri, l'hanno lanciata tantissimo. Quindi a Vercelli la voce, la bellezza, la grazia e il fascino di Verdiana. Buonasera.